Pope Francis spoke about the Christian understanding of death in his general audience and said to avoid two extremes, pushing away death with continuous treatment and prematurely ending the lives of those who are ill with no cure. Dobbiamo accompagnare morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma suicidio. La vita è un diritto, non la morte, la quale Non somministrata, E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti. The Pope referred to the figure of Saint Joseph as the patron of a happy death, and an example of the Christian perspective on eternal life. Solo dalla fede nella resurrezione noi possiamo affacciarci al sul della morte senza essere sopraffatti dalla paura. Non solo possiamo riconsegnare alla morte un ruolo positivo. Infatti, pensare alla morte illuminata dal mistero di Cristo aiuta a guardare con occhi nuovi tutta la vita. Pope Francis suggests meditating on death as a way for each person to cultivate a deeper meaning in their lives. Che senso ha litigare con un fratello o con una sorella, con un amico, con un familiare o con un fratello o una sorella nella fede, se poi un giorno moriremo? A che serve arrabbiarsi, arrabbiarsi con gli altri? Davanti alla morte tante questioni si ridimensionano. È bene morire riconciliati, senza lasciare rancori e senza rimpianti. The Pope then ended his audience by asking that every sick person receive the medical and spiritual care they need.